Valdichiana, buonasera e benvenuti alla terza edizione di Diretta Rock, qua dall'ex ferale di Acquaviva di Montepulciano. Da oggi fino a domenica 10 settembre vi racconteremo il Live Rock Festival. Vi faremo conoscere tutti i gruppi musicali che si alterneranno in questo fantastico palco, ma vi racconteremo anche la festa da tutti i punti di vista, sotto il profilo ambientale, sociale, e vi faremo anche conoscere chi si adopera e lavora per tutta questa settimana e non solo, perché il Live Rock Festival, la macchina del Live Rock Festival, non si ferma mai. Finita un'edizione si comincia subito a lavorare nella prossima edizione, ed è qui con noi, è venuto qua ad inaugurare la terza edizione, un ruolo importante perché inauguri la nostra la prima puntata della terza edizione, Lorenzo Bui, componente del collettivo Piranha, ma possiamo dire componente storico, perché te sei uno dei fondatori, possiamo dire così? Assolutamente sì. Tanto vi ringrazio dell'invito e sono orgoglioso di inaugurare questa 21esima edizione. Sì, io sono uno, diciamo, dei fondatori di questa manifestazione, che ha esordito nel 1997. Ovviamente non era come si presenta in questo momento, ma ha subito una trasformazione, una grande evoluzione, dalla qualità artistica dei gruppi musicali fino ad arrivare a progetti ambientali, sociali e tante altre particolarità che la contraddistinguono. Voi avete da poco festeggiato, questa è la 21esima edizione, avete festeggiato l'importante traguardo dei 20 anni anche con un libro che un po' racconta le vostre origini qui ad Acquaviva. Possiamo dire che nel nostro territorio l'Arezzo Wave era un po' il simbolo. Acquaviva negli anni è cresciuto ancora di più, ha passato addirittura Arezzo Wave. Che effetto ti fa vedere questo festival che è cresciuto così negli anni? Ma la prima cosa che dico è che ancora Acquaviva esiste, Arezzo Wave non esiste più, quindi è stato sicuramente uno stimolo e un esempio per alcuni spunti che poi sono stati importanti anche per la nostra manifestazione. Quello che ci contraddistingue e che da cui siamo partiti anche vedendo i festival maggiori, ovviamente Pistoia Blues, Arezzo Wave, è quello di avere questa filosofia di mantenere l'ingresso gratuito. La musica è un diritto, l'acqua è un diritto, abbiamo anche progetti ambientali che riguardano l'acqua gratuita all'interno dell'area del festival, e quindi la manifestazione tende a sviluppare tante particolarità e tanti progetti che si trovano non facilmente in questa zona. Quest'anno abbiamo appunto fatto la prima produzione editoriale del collettivo Piranha per un'edizione che celebrava i 20 anni. È stato un progetto corale, un progetto a circa 40 mani, quindi con una ventina di autori che hanno scritto all'interno di questo volume, che potete trovare anche qui in vendita al bookshop della manifestazione, e dove raccoglie memorie, aneddoti, pensieri che ricollegano questa manifestazione anche a un pensiero, o un'ideologia, uno sviluppo ideologico che poi ha avuto negli anni con il Live Rock Festival. E questo parte da un progetto sociale per poi arrivare a una manifestazione di alto livello professionale, trasformata in questi anni con il volto che si può vedere. Allora, tu hai detto una parola magica: la musica accessa a tutti è gratuita, ma offrite tanti ospiti importanti, tanti artisti internazionali, negli anni si sono susseguiti tanti artisti famosi nel panorama italiano e internazionale. Finito un festival lavorate subito a quell'altro, riuscite comunque ad intercettare sempre i gusti del pubblico. Facciamo qualche nome che possiamo vedere quest'anno qua su questo palco. Ma ci ha sempre contraddistinto un'eterogeneità per raccogliere anche i gusti di tutti i nostri spettatori. Su tutti quest'anno cito i Temples e i Pendulum, che comunque sono gruppi che hanno frequentato e frequentano festival di livello internazionale, europeo e non solo, che se paragonati a una realtà comunque Acquaviva, ci dobbiamo anche rendere conto che è un paese di 1700 anime, e poter ospitare gruppi di questa portata è sicuramente un impegno da un punto di vista del lavoro di ricerca che viene fatto
che viene fatto durante l'inverno, ma è anche una grande soddisfazione per poi riuscire ad avere questi risultati. Sì, l'ingresso libero ancora ci contraddistingue e ci contraddistinguerà, penso, per tutte le prossime edizioni. Festival che rispetta l'ambiente. Quest'anno, durante gli anni, è sempre stata introdotta una novità: il bicchiere, la doggy box, più o meno si chiama, ci dovrebbe chiamare così, la doggy bag. E quest'anno, oltre a questi, possiamo trovare altre novità legate all'ambiente. Ma quest'anno abbiamo consolidato i progetti che abbiamo fatto negli anni passati, cercando di migliorarci. Dico semplicemente qualche dato. Noi riusciamo a fare una raccolta differenziata che si aggira intorno al 95-98%. È un risultato grandioso per un festival musicale, chiamiamolo rock, ma comunque di musica indie, e dimostra l'impegno di tutti i volontari, i 200 volontari che lavorano all'interno del festival, che hanno ormai acquisito e sono stati sensibilizzati al rispetto ambientale. Resistono i progetti dell'acqua gratuita, quindi Acqua Live, l'eco bicchiere, e quindi un bicchiere lavabile totalmente riutilizzabile, il doggy bag contro lo spreco alimentare, e possiamo trovare anche all'interno dell'area festival tutta una serie di portaceri per evitare, appunto, di buttare i mozziconi a terra. Nei primi anni il prato di fronte al palco era pieno di bicchieri di plastica. Se stasera andrete a vedere a fine serata, non troverete nessun bicchiere, quindi la gente e il messaggio che Acquaia ha voluto dare è sicuramente stato efficace ed efficiente. Ma comunque questi bicchieri stanno un po' diventando cult, perché ci sono molti che scollezionano quelli della prima edizione in cui avete introdotto il bicchiere, quindi quest'anno c'è attesa per vedere il bicchiere del 2017. Prima di salutarti, impegno sociale del festival, perché avete delle collaborazioni tipo Amnesty International o Amica Donna, quindi un festival impegnato anche dal punto sociale. Ma sì, il Live Rock Festival e quindi il collettivo Piragna ha questa peculiarità, riesce a sostenere progetti ambientali, progetti sociali, ospita delle associazioni amiche per ideologia e per affinità, diciamo, ideologiche. E quindi abbiamo ospitato Amnesty, Intersos, che è un'associazione che aiuta i migranti. Siamo in contatto con le Brigate della Solidarietà per quanto riguarda alcune azioni sulle zone terremotate. Abbiamo ospitato negli anni passati anche altre associazioni che comunque sono in linea con quello che noi abbiamo, ambientali e non solo. Allora, grazie Lorenzo per aver aperto la terza edizione di Diretta Rock. Queste associazioni le conosceremo tutte le sere qua nel nostro angolo interviste, perché ovviamente cerchiamo di raccontarvi il festival e tutto ciò che ruota intorno al festival. Allora Lorenzo, ti mandiamo al tuo lavoro per questi 5 giorni, che è non indifferente, c'è proprio una collaborazione tra tutti i volontari, e noi ci fermiamo un attimo perché vi portiamo altri ospiti che sono qua al Live Rock Festival di Acquaviva. A tra poco! Buonasera di nuovo Valdichiana, la mia maglietta è molto eloquente. Live Rock Festival 2017, sono Valentina, mi ha dato il cambio, e sono qui con Claudio dei Mighty Oaks, un terzo dei Mighty Oaks. Saranno la terza band che si esibirà questa serata di apertura di Live Rock Festival 2017 qui dal parco ex fierale di Acquaviva. Un inglese, un americano e un italiano si incontrano a Berlino. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma in realtà è l'apertura l'inizio di uno delle band più interessanti del panorama internazionale. Come sono andate le cose? Bene, innanzitutto ti ringrazio per l'interessante, no? Fa molto piacere. Ma una barzelletta un po', insomma, cerchiamo di ancora prenderla col sorriso, nel senso che un po' di umorismo ci sta. Ci viene detta molto questa cosa.
In realtà, guarda, la storia è meno strana di quello che sembra, perché poi la musica, alla fine, è questo linguaggio universale che porta in circostanze come quella di Berlino diverse persone di diverse nazionalità, le porta insieme a fare cose che si possono condividere nonostante la barriera che può essere quella del linguaggio. Berlino è diventata un polo interessantissimo, ovviamente si sa da una decina d'anni, tantissimi italiani anche sono là, e noi semplicemente ci siamo trovati chitarra e voce tutti e tre a condividere il palco in un festival molto piccolo di Amburgo, e niente, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, siamo diventati amici, e un paio d'anni dopo è venuta questa tentazione di lasciare i nostri lavori che stavamo facendo in Germania e iniziare una band, che è un'idea anche poco originale, però in realtà poi era la cosa che abbiamo inseguito insieme, insomma ci ha portato fino a qua. Ecco. Berlino è una delle capitali europee e mondiali della musica elettronica, di contesti musicali apparentemente distanti da quello che è il folk. Invece la critica vi associa a Mumford & Sons, Fleet Foxes, quindi situazioni che si allontanano un po' dalla mitologia berlinese che siamo abituati a percepire. Vi sta stretta questa definizione e sei d'accordo con l'anima tecno di Berlino, o secondo te ci sono molte altre anime? Ma sì, diciamo che al di là di quello che è il genere musicale, c'è proprio un'atmosfera a Berlino di vita, c'è proprio un tessuto artistico molto vivace, molto con tantissima voglia di fare, che poi la vedi applicata all'ambito musica elettronica, all'ambito startup, in tantissimi ambiti, però questa, diciamo, questo approccio all'arte, questo approccio al volere intraprendere progetti, l'abbiamo importato poi nella nostra band, che alla fine fa una musica, no, fatta di strumenti acustici, alla fine quello fa poca differenza, no? Poi uno come le applica le cose. La definizione, diciamo, l'appartenenza a questo genere folk è una cosa che abbiamo, diciamo, sfruttato un pochino all'inizio, perché erano gli anni in cui Fleet Foxes e Mumford & Sons sono venuti un po' alla luce. E questo suono ci piaceva molto, e insomma, il secondo disco già si allontana un po' da questo tipo di sonorità per esplorare un po' più, diciamo, i suoni anche di chitarre elettriche, sintetizzatori e organo, così, con l'utilizzo del piano anche un po', ovviamente, sai, senza, diciamo, cercare per forza l'originalità in quello che poi è, no, un genere che ormai si è diventato anche negli anni, no, negli anni 70, 80, e la nostra dimensione è un po' in quello che cerchiamo di fare, è quello di stabilire proprio una connessione intima col pubblico che viene ai concerti, no? Quello di cantare un cantastorie, diciamo. E a questo proposito ti volevo chiedere, appunto, visto che la vostra formazione più o meno suggerisce una domanda di questo tipo, c'è un italiano, appunto, un inglese e un americano, come vi confrontate con i diversi tipi di pubblico? Il pubblico mitteleuropeo o il pubblico di un respiro ancora più internazionale e intercontinentale? E un pubblico come quello che troverete stasera, che è un pubblico italiano del centro Italia, di Acquaviva di Montepulciano. Percepite una differenza e voi singolarmente sentite questi dissidi o dici tu? Ma innanzitutto sono veramente contentissimo di essere qua oggi, perché per noi è una prima volta in un festival di questa entità in Italia, ed è veramente un'occasione per me da italiano, ma poi per tutti, di far vedere, insomma, quello che stiamo portando in giro da 3-4 anni in Europa, farlo vedere anche a persone che parlano la mia lingua, che sembra poco, ma in realtà poi quando vivi all'estero della nostalgia comunque c'è. Ci è andata molto, molto bene in Europa, nel senso che anche la Germania è uno dei paesi nel quale la band va meglio, perché comunque essendo là abbiamo fatto più apparizioni, abbiamo lavorato di più sul territorio, abbiamo visto proprio che la band si sviluppa con il live, cioè la nostra band è una band che proprio deve quello che ha raggiunto finora proprio ai concerti, ovviamente si fanno i dischi, si fanno i video e tutto il resto. In America abbiamo fatto un paio di tour, stiamo per andare in tour in America di nuovo, e ovviamente lì
c'è una connessione ancora più profonda, perché cantando in inglese, poi Ian è americano, e fai conto, cioè, proprio le parole arrivano in un altro modo, bisogna dire, no? Come pubblico italiano, credo che noi ascoltiamo anch'io, no, la musica internazionale, facendo attenzione anche alla, proprio al suono, venendo catturati da queste atmosfere più o meno sonore, piuttosto che dalle parole in sé. Vabbè, noi abbiamo dei tempi limitati ovviamente, ma io vi consiglio veramente di raggiungere, se non ci siete già, il Parco Ex Fierale di Acquaviva, perché la terza band che suonerà sul palco stasera dopo End Logic e Soviet Soviet sono i Mike The Oaks. E noi ci vediamo tra poco con un altro blocco di Diretta Rock. Grazie Claudio. Grazie. E 200 altri che fanno parte di questo meraviglioso evento e festival. Sono Niccolò, Riccardo e Federico, i tre responsabili rispettivamente della birreria e della lotteria. Visto che prima con Valentina siamo rimasti in un argomento che si lega, questa è la veste dell'amico bicchiere di quest'anno, di cui però torneremo a parlare sicuramente nelle prossime sere. Allora, partiamo subito da Niccolò. Niccolò, allora, tu sei il responsabile della birreria, da quanti anni hai questo incarico? Allora, l'incarico relativo alla birreria ce l'ho da circa 9 anni, che sono all'interno del collettivo e da quando non ho rimembranza, quindi da molti anni fa, da quando ero piccolo. E quali sono stati, diciamo, le difficoltà più ardue da dover affrontare all'interno di un settore complesso che è quello della birreria, che è uno dei più complessi? Beh, diciamo, le difficoltà ce ne sono tutte, come in tutti quanti i settori, però bisogna sempre affrontarle a testa alta e soprattutto con l'aiuto degli amici. Fortunatamente questo festival ci lega per 5 giorni, ma è un fortissimo collante per tutto il resto dell'anno. Quindi si condivide tutti quanti i problemi e cerca di affrontarli insieme. E nonostante sia responsabile, ho sempre molti aiuti, perché gli amici che ho sono fantastici, soprattutto quelli del collettivo. Prima di essere responsabile della birreria, avevi lavorato in birreria non come responsabile oppure no? Sì, ho lavorato in birreria per circa 5 anni quando ero più piccolo. Poi dopo, quando sono arrivato negli ENTA, allora dopo hanno deciso, dice, forse sarà il caso di fare un po' di ricambio generazionale. Diciamo la stessa cosa che avrei intenzione di fare adesso con Riccardo. Quali sono le differenze tra non essere responsabile della lotteria e esserlo invece? Essere in birreria e essere responsabile della birreria. Essere responsabile della birreria o non esserlo? Essere e invece essere prima un semplice dipendente, tra virgolette, della birreria. Beh, come tutti i ruoli, il responsabile ha un ruolo di responsabilità e quindi dobbiamo stare attenti a un sacco di cose. Per esempio, dobbiamo stare attenti la domenica che non avanzino troppi fusti, perché dobbiamo finirli per bene e dobbiamo fare attenzione a non fare degli sprechi. Siamo così tanto bravi negli sprechi, non sarebbe il caso proprio di fare degli sprechi di un nettare di vino che costa anche molto, quindi questa è la responsabilità più grande. Poi, diciamo, fare i turni, assicurarsi che tutto fili liscio e che tutte le spine funzionino correttamente, che insomma ognuno abbia un servizio adeguato e anche in poco tempo, perché su questo siamo bravi. Finito i 5 giorni di Live Rock Festival, durante l'anno continua quello che è il tuo diciamo così, la tua responsabilità della birreria, e quindi magari ti devi occupare di varie cose durante l'anno sempre per far funzionare quei 5 giorni in birreria, oppure no? Come dicevo prima, sì, il responsabile funziona 5 giorni durante la festa, ma poi anche durante tutto il resto dell'anno. Per esempio, facciamo diversi eventi. Quest'anno abbiamo presentato l'evento del libro per i 20 anni, e ovviamente chi si occupa della birreria si assicura che tutto quanto funzioni in una birreria che verrà allestita proprio per l'occasione. Lo stesso chi fa per la cucina e lo stesso chi fa per gli altri settori. Allora, ci spostiamo invece da Riccardo, che è il discepolo un po' di quello che è responsabile, diciamo, della birreria. Riccardo, tu da quanto è che sei un piranha, quindi all'interno del Live Rock Festival?
Allora, io che sono all'interno del Live Rock Festival più o meno è da quando avevo sui 13 anni, quindi ne ho 22, 9 anni ormai, e che sono in birreria però sono solamente 3-4 anni e ora da 2 anni cerco di affiancare Niccolò all'interno del ruolo di responsabile della birreria. Quali sono invece le tue difficoltà? Quali cose ti ricordi che hai dovuto affrontare con maggiore ansia all'interno della birreria? Allora, ricordi anche freschissimi, perché le prime ansie sono nate quest'anno perché Niccolò era impegnato parecchio con la vendemmia e con il lavoro proprio e quindi mi ha lasciato anche più carico. Già oggi nell'ultima giornata è stato impegnativo collocare tutti i fusti nel modo giusto, attaccarli tutti, fare le giuste spinature, regolature, e da soli inizia a diventare un bel lavoro, non sembra ma è un bel lavoro da fare. Quali ruoli hai avuto in precedenza, prima di entrare come corresponsabile della birreria? Allora, all'inizio ero a servire ai tavoli, come molti altri partecipanti alla festa. E un anno però, uscito dal servizio, non sapevo che fare, perché tutti i miei amici erano all'interno del collettivo, lavoravano. Quindi sono andato prima nella zona lavaggio bicchieri, che rimane una delle zone comunque più importanti della festa, in quanto senza bicchieri non beve nessuno, e poi diciamo che sono entrato di sgamo in birreria senza dire niente a nessuno. Poi Niccolò mi ha visto e mi ha brontolato forte. Fra l'altro, ci dobbiamo soffermare un secondo su una novità che riguarda la birreria del Live Rock Festival 2017, che sono le 13 birre. Quindi, se il responsabile velocemente ci può parlare di questa novità? Sì, diciamo, magari non ve le elenco tutte, così vi invito a venire a scoprirle. Comunque le novità sono due IPA, che sono delle Indian Pale Ale, che sono molto modaiole, una americana e una irlandese, tre birre del birrificio di Montepulciano, appunto a chilometro zero, quei locali, e poi dopo altre birre dalla selezione internazionale, che sono circa 8, quindi vi invito a venire a scoprirle. Invece mi sposto dal responsabile della lotteria di un altro settore, che è Federico, che è responsabile da questo è il secondo anno. Parlaci della tua esperienza, delle tue difficoltà e ansie, Federico. Allora, mi sono ritrovato responsabile lotteria, diciamo un po' per caso, anche perché c'era necessità di un ricambio generazionale. Ho intrapreso questa nuova esperienza con entusiasmo, perché comunque venivo da altri settori, diciamo che ho un po' girato all'interno del festival e mi è sempre piaciuto rimanere comunque a contatto con la gente, soprattutto con chi entra al festival, che deve avere subito l'impressione del festival stesso, che è un posto dove ci si diverte, adatto a tutti, famiglie, bambini e ragazzi che si vogliono divertire con la musica, perché il festival è un festival musicale e quindi è un posto dove mi ritrovo molto a mio agio e ho anche creato un gruppo abbastanza affiatato. Ok, quindi direi che da noi è tutto e allora buon Live Rock Festival e potete tornare ai vostri settori. Quarto e ultimo blocco di Diretta Rock 2017 in diretta dal Parco Ex Fierale Giardini. Per la precisione, ex fierale di Acquaviva di Montepulciano, sono riuscito a carpire i Soviet, la mia band italiana preferita in assoluto. Dico italiana quando in realtà dovrei dire internazionale, perché il loro ultimo disco, Endless, ha una produzione americana e è stato presentato anche negli Stati Uniti. Hanno girato il mondo e sono qui stasera ad Acquaviva, però sappiamo che hanno avuto un piccolo inghippo negli Stati Uniti. Ecco, vorrei sentire dalle vostre bocche cos'è successo nell'aeroporto statunitense. È successo che siamo stati fermati dai controlli, perché il nostro visto, che era di tipo era onesta, che però prevedeva il viaggio promozionale di lavoro. Il problema è che era su tot di date, due erano in ingresso a pagamento, e questa cosa non è andata a genio ai controllori, perché comunque secondo loro quell'entrata a pagamento era un modo per percepire denaro, cosa che non era assolutamente vero, perché ci pagavano il fonico e il barista, però dalla cosa degenerata hanno deciso di rimandarci al mittente, però facendoci passare la notte in galera come
giudicandoci appunto immigrati clandestini, perché per la legge americana coprivamo quella figura di immigrato clandestino. Alla fine siete riusciti alla fine a portare avanti il vostro tour promozionale negli States? No, perché siamo tornati a casa, quindi abbiamo fatto Londra-Seattle, Seattle-Londra, poi siamo tornati alla Maison. Però Pitchfork, rivista americana autorevolissima, ha scritto un articolo, ripreso anche da Rocket in Italia, che parla di scena italo-gaze italiana, parlando di gruppi come Rev Rev Rev, Stella Diana, parlando del contesto che si è creato intorno all'esperienza dei Soviet. Secondo voi esiste questa cosa in Italia o è solo un'impressione dei critici all'estero? Chi risponde? Boh, secondo me personalmente no, nel senso non è una cosa che è assolutamente nata adesso e non è una cosa assolutissimamente italiana. Ci sono, è vero, band in Italia che possono suonare un certo tipo di genere, ma non è sicuramente un movimento, ecco, nato nel 2017 o da qualche anno. Di movimenti ce ne sono in Italia come noi, come tante altre band che suonano generi diversi, generi cantati in inglese, generi internazionali. E cosa che purtroppo è un po' molto triste, il fatto che in Italia si debba un po' metterlo nel sottoscala, e perché adesso insomma c'è di moda altro, ecco. Comunque stasera vi esibirete dopo gli End Logic sul palco di Live Rock Festival di Acquaviva. Voi, ultima domanda, magari facciamo un giro telegrafico di tutte e due. Avete girato il mondo, vi siete confrontati con il pubblico mitteleuropeo e intercontinentale. Che differenze avete notato nell'interazione che c'è ai vostri live e cosa vi aspettate dal centro Italia, da Acquaviva? Io penso sia una differenza culturale, nel senso che ogni posto che hai ha delle influenze culturali, soprattutto per quanto riguarda la musica. Fuori Italia ci è capitato in maniera più frequente di vedere un pubblico forse anche più curioso, anche non conoscendo il gruppo, di approcciarsi a una musica che non conosceva fino a quel momento. Forse la differenza è quella, proprio l'approcciarsi a una musica che anche se non conosci sei curioso di poter ascoltare per la prima volta, per me. Sì, mi associo un attimo anche a quello che dice Ale, è verissimo la parte culturale. E è anche vero che noi abbiamo avuto, grazie a Dio, delle bellissime serate, dei bellissimi show in Italia con del pubblico preso molto bene, energico, numeroso, quindi anche questo diciamo che è un po' un punto interrogativo. È vero, ritorno a quello che dico prima, da qualche anno sta parte e molto di più concretizzato nel 2017 è un qualcosa che in Italia è andato purtroppo a scemare molto, cosa che internazionalmente europeo e non c'è, perché in Europa e nel mondo c'è qualsiasi genere e la gente interessata a qualsiasi genere. È proprio una differenza di cultura e di mentalità. Comunque Live Rock Festival serve anche e soprattutto a sopperire a questo tipo di carenze che sottolineate nel nostro paese. Lo spazio che avrete stasera serve soprattutto a questo. Io vi consiglio vivamente di venirvi ad ascoltare i Soviet e anche gli End Logic e i Mike The Hawks, che si esibiranno prima e dopo di loro. Grazie mille di cuore, ci vediamo dopo nel backstage e sul palco, e agli spettatori di Diretta Rock ci vediamo domani sempre in diretta sulla pagina Facebook della Valdichiana, sempre qui dal parco ex fierale di Acquaviva al Live Rock Festival. Ciao a tutti!